Venghino, signori, venghino. E questo è il titolo della mostra ispirata al circo di fine 800, primi 900, che affascina sempre. È la prima volta che viene fatta una mostra, peraltro, di questo genere. Qui a Grosseto è una rarità trovare mostre a tema in occasioni particolari. Abbiamo scelto appunto di farla in questo periodo perché cade in concomitanza all'inaugurazione con la ormai nota festa di Halloween e quindi abbiamo deciso di sfruttare questa atmosfera un po' ambigua che si può notare a volte nel circo, specie in quelli vecchi, quindi atmosfere misteriose, sempre a metà strada tra realtà e finzione, e quindi anche quel certo non so che di inquietante, macabro, non a tutti piacciono i clown in fondo. La mostra rimarrà aperta alla Galleria Eventi fino a domenica. Siamo aperti tutte le sere dalle 6 fino alle 8. E potete venire, cioè chi vuole può venire a ammirare queste opere d'arte e prendere parte a un bellissimo gioco, un po' macabro, un po' ironico. Dietro di voi c'è un personaggio, Barnum, che è un po' quello che ha dato il là anche al mistero del circo. Beh, Barnum è una figura folle, assurda, istrionica, e io ho amato moltissimo questo personaggio proprio perché è controverso, è affascinante, comunque spregiudicato, ha comunque portato in mostra anche personaggi caricaturali, grotteschi, i famosi freak show, quindi persone apparentemente deformi, menomate, lui le ha resi leggendari ormai e lui stesso è diventato leggendario in un certo senso. Qual è l'opera più curiosa che si può vedere? È Il Grande Bafuni, un'opera che credo abbiamo solo noi e per questi pochi giorni sarà esposta qui. Abbiamo visto una papera robotica che addirittura fa l'uovo. E questo robot è stato costruito per anche come, diciamo, provocazione. Può un robot essere creativo? Infatti, partendo da 6 mattoncini, da questi 6 mattoncini, si possono costruire un numero di papere infinite. A chiunque io chieda di costruire una papera, mi costruirà una papera diversa. E allora, se opportunamente programmata, questa papera potrebbe creare papere mai viste, sorprendenti. E diciamo, nel suo complesso il robot è abbastanza bizzarro e in questa mostra ci sta proprio bene. Ha trovato il suo nido.